la possibilità di fare una scelta che sia contro il mio pensiero solo per un motivo economico. Tutte le mie coltivazioni fin dall'inizio sono nell'ambito dell'agricoltura biologica, ma con la specificità dell'agricoltura biodinamica. Gli ortaggi sono una delle filiere di produzione. Avendo la vigna e l'oliveto, facciamo olio. Col vigneto la scelta è caduta inizialmente nel fare del succo d'uva e fare aceto balsamico fuori della zona DOC, diciamo quella stabilita per regolamento, non è possibile chiamarlo aceto balsamico. Per cui ci siamo dovuti inventare un termine, l'abbiamo chiamato condimento alimentare, perché in realtà è un condimento alimentare. Poi, avendo parecchie fragole e diverse piante di alberi di ciliegie, quest'anno abbiamo deciso di far marmellate. Per quel che riguarda l'economia aziendale, c'è da fare un cenno molto importante, perché dal punto di vista aziendale per noi è molto importante la casa in cui abitiamo, che la utilizziamo anche per affitto a turisti. Diciamo, la nostra offerta non è un'offerta qualsiasi, diciamo. Abbiamo puntato su un restauro di questa casa quando l'abbiamo comprata 5 anni fa, era un rudere, in cui l'elemento centrale era, come per l'agricoltura biologica e biodinamica, anche qui l'uso dei materiali doveva essere dentro un range di prodotti che avesse delle caratteristiche ecologiche. Per cui abbiamo fatto un impianto fotovoltaico dal punto di vista elettrico, abbiamo fatto un impianto solare per l'acqua calda, abbiamo un riscaldamento esclusivamente a legna, aiutato dall'impianto solare. Abbiamo fatto la scelta di non mettere nessun tipo di apparato a gas, proprio per eliminare, avendo fatto la scelta del fotovoltaico, altre fonti energetiche. Dal punto di vista dei materiali di restauro abbiamo utilizzato la calce per gli intonaci, abbiamo utilizzato tutte le vernici sia per i legni che per i muri ecologici. Per i muri abbiamo usato per esempio le vernici della Sprincola. Abbiamo, invece che usare il parquet per esempio, abbiamo usato un semplice perlinato di spessore di abete. Abbiamo una biopiscina, il che vuol dire che viene purificata con praticamente una piscina balneabile con di fianco collegata un circuito a pompa che fa girare l'acqua dalla parte che fa la depurazione, che è fatta con le piante, sono piante acquatiche, in una piscina a fianco alla piscina balneabile. L'ossigenazione che avviene tramite le piante della parte depurata praticamente viene trasportata nella parte balneabile e abbiamo una piscina pulita, diciamo pulita dal punto di vista della godibilità, senza l'impiego di qualsiasi né sali né cloro. Noi proponiamo questi aspetti come un valore, non proponiamo quegli elementi tecnologici come una caratteristica, non proponiamo la televisione, non proponiamo il telefono, cioè altre possibilità, non perché qui non ci potrebbero essere, ma proprio perché chi viene qui deve cercare un posto di rilassamento, un posto tranquillo. È una cosa per tutti chi vuol fare qualcosa di sano e andando oltre alla banalità, diciamo.